però per quest'anno ci concentriamo sul sentiero Rotary. Per non mancare di rispetto a nessuno, non li cito uno a uno, ma li trovate in cartella stampa. Ci sono una trentina di 30-35 realtà che collaborano a vario titolo, sia per il food, sia per lo staff, che per l'animazione di questo territorio. Le persone cosa potranno fare? Da oggi potranno andare sul sito Lecco Ama la Montagna, consultare il calendario, decidere, ci sono proprio dei filtri che uno può dire: a me interessa più questa zona, a me interessa questo tipo di esperienza. Ne abbiamo diciamo individuate tre che poi vedete anche nella comunicazione, una più diciamo comoda, per cui con una parte di sentiero molto più facile e accessibile, dove molto lo fa il food, per cui diciamo l'obiettivo è camminare un po', ma poi sedersi, mangiare, stare con la propria famiglia, con i propri amici. Daremo la possibilità sempre dal sito di acquistare il sacco per la giornata, panino e una bottiglietta, in modo tale che uno volendo può anche non portarselo da casa. Sono dei tentativi che facciamo anche di piccoli prodotti che promuovono il territorio. Ci sarà una versione, diciamo, basic, una versione un po' più ricercata anche nel panino, in modo tale che si possa apprezzare anche la produzione locale, quindi formaggi e salumi del nostro territorio, con un'attenzione anche a tutte le varie intolleranze. Con diciamo una special guest che oggi, per chi potrà fermarsi poi al termine della conferenza stampa, sarà possibile anche degustare, che è il raviolo e il magnodeno, per cui per chi, grazie alla collaborazione con il Pasteto e la cooperativa Il Grigio, sarà possibile oggi per voi e poi per chi verrà il 10 e 11 scegliere anche di mangiare diciamo quello che vuole essere un po' la scusa per provare un po' i sapori del nostro territorio, un raviolo a chilometro zero. Ecco, accanto a questo, tante iniziative per le diverse fasce d'età, per cui partendo da dove si vuole, per cui partendo da Piazzale della Funivia piuttosto che dai vari imbocchi del sentiero Rotary lungo i rioni della città fino al castello dell'Innominato, diciamo poco sopra Somasca. Sarà possibile muoversi, c'è una mappa che trovate nella cartella stampa con dei punti di interesse. In questi punti di interesse ci saranno tante attività, vedo qui anche alcuni che saranno protagonisti poi delle singole attività che vanno dalla prova del tiro con l'arco, yoga, mindfulness, la possibilità di fare dei laboratori con i bambini, di essere accompagnati per esempio dai gamma in questa cordata silenziosa in giro per il bosco, proprio perché, come diceva il sottosegretario Rossi, anche i lecchesi hanno bisogno di riguadagnare un po' questo spazio, far conoscere alle varie generazioni quello che per i più anziani è un territorio molto noto, forse un po' in disuso in alcuni suoi tratti, e quindi l'occasione di questi 2 giorni è proprio quella di iniziare a scoprirlo. Ringrazio tantissimo anche i vari residenti che si sono coinvolti, lasciati coinvolgere un po' da questo progetto, quindi Campo dei Buoi, che so che non fa parte del Rotary, ma diciamo è affine, quindi si può debordare anche verso il Campo dei Buoi, Neguggio, poi appunto passando al Ponte della Tenaglia, risalendo verso la parte di Maggiani, poi la parte di Chiuso, verso Camposecco e poi per sbucare di nuovo a Somasca. Ci sarà una navetta per tutti quelli che hanno la card, di cui poi vi dico, perché uno può parcheggiare, diciamo, dove è più comodo. Consigliamo di arrivare anche in treno perché chi arriverà da fuori lo possa fare, stazioni Calozzo, stazioni di Lecco. C'è l'avvicinamento con la navetta al sentiero, uno in base al percorso che vuole fare, quando è stanco, sceglie e trova la navetta che lo riporta all'auto o in stazione.
Questo è un po' lo schema, cercate di sintetizzarvelo, ci sono davvero tantissime opportunità. Dicevo della card perché sul sito è possibile acquistare questa card. La gratuità è fino ai 14 anni perché all'interno dei progetti dell'amministrazione e della comunità educante vogliamo favorire il fatto che le famiglie possano venire serene senza preoccuparsi del costo. Dall'altra parte, per tutti gli adulti, la possibilità di registrarsi, di avere questa card che dà diritto, oltre che alla navetta, a un gadget che daremo a tutti, a una degustazione e a un'esperienza. Le altre esperienze che trovate lì, che possono essere l'arrampicata in falesia insieme ai ragni, e ringrazio anche alcuni dei nostri partner. Qui Rock Experience, ma poi Great Escape, adesso non li voglio, come dire, li trovate poi nel materiale. L'arrampicata in falesia con appunto quei ragni, ci sarà la possibilità di avere gli accompagnatori in media montagna, il noleggio delle bici elettriche e su questo la possibilità, usando sia il piazzale della funivia che il piazzale di Sport Hub come base logistica, noleggiare la bici, 3 ore di esperienza, prezzo super concorrenziale perché nella card troviamo, diciamo, un'offerta che non ci sarebbe al di fuori. E ringrazio davvero tutte le associazioni perché si sono messe a disposizione. So che non è facile ritagliarsi del tempo, soprattutto per chi proprio nel fine settimana, per il lavoro che fa, è impegnato spesso sui sentieri, però questo vuole essere un modo in cui l'ECCO si presenta anche come vetrina al territorio lombardo. Lo fa anche attraverso la comunicazione, questa identità visiva che trovate sui tavoli è un primo posizionamento del nostro territorio nel mondo outdoor. Sono partite le affissioni sul nostro territorio. Dalla prossima settimana saranno in tutti i comuni del circondario, saranno nell'area metropolitana milanese. È un investimento anche in promozione che facciamo. Lo facciamo utilizzando il fondo l'Ecco Ama la Montagna, che è stato voluto dalla precedente amministrazione in maniera molto lungimirante, che vede protagonisti la Fondazione Comunitaria del Lecchese, il Comune di Lecco, il CAI. Ma soprattutto vede protagonisti tutti quelli che, ed è un appello spudorato che faccio, anche operatori del nostro territorio che vogliano contribuire a questo fondo perché sarà lo strumento da cui partendo da quest'anno attingeremo per promuovere il nostro territorio, fare degli investimenti anche di marketing che passano attraverso l'acquisto della maglietta, attraverso l'acquisto della card, attraverso una presenza sui social con questi colori, che sono i colori che vorremmo poi venissero associati nel tempo al nostro territorio. A testimonianza di questa collaborazione, e chiamo a così darci il suo contributo Angelo Riva. C'è una collaborazione con un territorio che è vivo e fa una serie di altre proposte. Una di queste sono le baite filosofiche che saranno in programma alla fine del mese di luglio, ma poi Angelo ci dirà meglio. È una grande occasione anche questa per creare delle connessioni, per cui quello che vogliamo lanciare con l'Ecco Ama la Montagna non finisce il 10 e 11 luglio, ma vuole essere un progetto che vive durante l'anno. Correggeremo sicuramente degli errori che faremo perché come tutti i prototipi viene messo in pista ma poi viene migliorato giro dopo giro. Quindi quest'anno ci accorgeremo che sarebbe stato meglio fare una cosa in modo diverso, comunicarla in modo diverso, favorire certi orari piuttosto che altri. L'inizio dell'evento sarà in Piazza Garibaldi, giovedì 8, con la serata organizzata dai ragni. L'8 e il 9 i volontari saranno in giro sui sentieri per metterli in ordine. E qui va tutto il mio ringraziamento a due donne senza le quali tutto
tutto questo non sarebbe possibile. Una è Chiara Ratti che ha parlato fino adesso. Vai a sistemare i sentieri. Che va a sistemare i sentieri. La mia specialità. Soprattutto è sopravvissuta al sopralluogo che abbiamo fatto. Cioè, sopravvissuta è una parola grossa. Le ho mentito più volte sulle distanze. E Veronica Milani, che è la vera segretaria organizzativa e motore, che sta facendo davvero un grande lavoro di collante. Ecco, partendo da qui, da queste giornate, il 10 e l'11 aspetto voi e tutti gli amici che con voi vorranno venire sul sentiero Rotary, ma non finisce quel fine settimana, perché nell'ultimo weekend di luglio, sempre in questa zona e con tutta l'energia, la visione, la creatività dei quartieri Terzo Paradiso, Angelo Riva ha messo in moto un calendario super ricco che mi chiedo di raccontarci in chiusura di questa conferenza stampa. Grazie Giovanni, grazie a tutti, grazie al sindaco e a tutte le autorità e voi. Baite Filosofiche è un progetto che è all'interno di due micro progetti Interregia Italia-Svizzera e ha un bando carico importante che si chiama Attiviamoci. L'idea l'avete dentro poi nel primo spunto, lo trovate all'interno della cartella stampa, grazie Chiara del lavoro di integrazione, e il simbolo chiave è quello del Terzo Paradiso, il quartiere del Terzo Paradiso, immagino che qualcosa ne sappiate di già, il simbolo è costruito, è stato inventato da Michelangelo Pistoletto, che proprio oggi tra l'altro compie 88 anni, e ha un significato molto profondo, soprattutto il tema è quella della sostenibilità sociale, ambientale, economica, e le baite filosofiche rientrano all'interno di questo percorso che durerà 10 anni. Abbiamo immaginato come un pezzo della città, questi quartieri che vanno da Bonacina fino a Belledo, diciamo che l'idea è quella di tre confini naturali che sono il Resegone, la montagna, i due fiumi, Caldone e Bione, e un confine artificiale che è quello di via Risorgimento, via di Vittorio. Lì dentro ci sono 12.000 persone, ci sono 270 aziende, 2.000 bambini da 0 a 18, ragazzi 18 anni, e il percorso che abbiamo voluto promuovere già dall'inizio di giugno con questo calendario fitto che arriverà fino a fine ottobre per quest'anno, ma poi durerà 365 giorni all'anno, ha come le baite filosofiche come, diciamo, clou, il pensiero che sale in alto, e questo festival che durerà dal 27 di luglio fino al 1 di agosto si svilupperà in un pre-festival che avrà 6 temi da sviluppare fuori dalle librerie, dalle tre librerie del centro, via la Cattaneo in via Roma, in via Bovara la Volante e al Libraccio all'interno dell'Usolago, si svilupperanno appunto 6 cantieri. Poi ci sarà un'inaugurazione e il festival che partirà dal 30 all'1. Nella pre-festival il 29 presenteremo anche uno dei 6 temi, è quello del cibo, e lì lanceremo questo primo accordo, convenzione che abbiamo fatto con ERSAF Lombardia, tra l'altro anche collaborazione anche con il sottosegretario Rossi, che vede l'idea di un meta distretto dell'Alt Food Way dell'ADA, praticamente un lungo tutto l'ADA da Bormio a Cremona, che si sviluppi un'idea di meta distretto del formaggio e del vino, dei terrazzamenti, dell'antropologia dei mestieri millenari che connettono i 320 km di fiume. Stiamo iniziando adesso a ragionare, a lavorare su questa idea, che ovviamente avrà anche
una sua indirizzo, orientamento anche sul tema delle Olimpiadi, perché ovviamente il cibo, benessere, il tema del turismo slow, della mobilità slow, che connette 7 territori, per cui Sondrio, Lecco, Monza, Milano, Cremona, Lodi e Bergamo. È un'idea ovviamente molto forte, importante. Il 29 ci sarà questa presentazione che faremo all'Isolando. Poi gli altri 3 giorni, il 30, il 31 e l'1, ci saranno 5 momenti ogni giorno, il breakfast filosofico alle 8 di mattina con i risvegli musicali che verrà fatto nelle baite Neguggio, Costa, Campo dei Boi, l'itinerario epicureo che girerà questo asse, questa piattaforma che tocca dal Pianiderna fino alla parte sotto e che durerà invece 4 ore e mezza con momenti di riflessione sul tema del design delle città del futuro e poi le degustazioni di una 30 di produttori appunto di vino e di formaggi di queste 7 aree. Al pomeriggio il caffè filosofico fuori dalla Madonnina, immagino che sappiate tutti la casa colonica che quest'anno proprio compie 100 anni e che abbiamo avuto la concessione da Unicalce per utilizzarla per queste presentazioni di libri di 30 filosofi che arriveranno un po' da università di tutta Europa e anche fuori dall'Europa. Il pomeriggio dopo questa delle 4 ci sarà alle 6 un panel filosofico invece che sarà costruito su tre grandi tematiche che proprio sviluppano questa idea del quartiere del Terzo Paradiso. E la sera poi la cena con i filosofi, sempre con questi prodotti e sempre con l'idea delle città del futuro. A breve sarà pronto tutta una presentazione ricca, verranno distribuite tra l'altro in collaborazione con Confcommercio, Assocultura, soprattutto nelle università di filosofia italiane e a tutto il database, i nominativi di Leggermente, perché viene fatto in collaborazione anche con il Festival Letterario Leggermente, tutte queste informazioni con il dettaglio delle varie figure che verranno ospitate. Tra questi citiamo Michelangelo Pistoletti, che sarà tra noi appunto il 29, c'è anche Giuseppe Longo, uno dei più grandi filosofi e matematici a livello globale, e rappresentante anche dell'Associazione Amici di Greta Thunberg. Ci sarà anche il direttore generale di Regione Lombardia e l'arcivescovo Monsignor Pompili di Rieti, che è il presidente della Commissione Cultura Vaticana. Qui l'idea di trovare il modo per immaginarci il futuro del nostro territorio, di questo micro territorio, con collegamento tra l'altro con altri 3 territori, un quartiere di Parigi, un quartiere di Dublino e Mendrisio nel Canton Ticino, e durante queste 5 giornate ci sarà la connessione tra questi territori europei e ovviamente con tutto il territorio, le chiese, Milano, eccetera. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille per averci raccontato anche questa iniziativa. La montagna che abbiamo raccontato è una montagna bella, inclusiva, divertente, ma siamo pur sempre sotto il cielo, quindi vale la pena di dirvi che nel caso in cui queste giornate non fossero favorite dal bel tempo, questa manifestazione si trasferirà in concomitanza con la manifestazione Baite Filosofiche per mettere ancora una volta a fattor comune questa possibilità. Uno dei protagonisti della conferenza stampa di oggi, silenzioso, è il Magno. Volevo chiedere a Francesco, che lo ha progettato, se prima di farcelo assaggiare ce lo racconta. Buongiorno a tutti, mi chiamo Manzoni Francesco, sono il legale rappresentante della cooperativa Il Grigio di Calolzio e all'interno della nostra realtà abbiamo un settore alimentare forte che è il pastificio, pasteto, che produce ravioli, pasta per privati e aziende che collaborano con noi. Io sono onorato perché la richiesta dell'assessore Catania di produrre qualcosa che potesse in qualche maniera essere un piccolo segno di questa iniziativa, richiamando poi le nostre montagne, ho fatto un po' di
di prove di campionatura, eccetera, eccetera, ho voluto prendere degli ingredienti nostri che sono il quartirolo magro della Valsassina, che sono il cetriolo, che è proprio produzione delle nostre realtà, la mentuccia e la ricotta, con della farina che in qualche maniera è la farina che al 50% viene usata per il pane, la farina 00 è una rimacinata di semola che in qualche maniera anche lei esce un po' dalle, dalle nostre realtà, magari più verso la Brianza. E ho fatto questo magno, che è questo raviolo, appunto con cetriolo e tutto, che in qualche maniera richiama poi il pezzo della nostra montagna e gli ingredienti del nostro territorio. L'abbiamo fatto, i ragazzi che l'hanno provato, fatto testare a tutti, l'hanno dato l'ok, spero che vi piaccia e possa essere il raviolo lecchese, tra virgolette, senza la pretesa di fare tanto, ma che richiami poi il territorio. Quindi grazie al comune e all'assessore e a tutte le persone. Non entro in merito al punto di ristoro, perché credo che siano tutti i ristoratori che ci siano, quindi mi metto in coda con loro, con la disponibilità di fare un punto, di farlo provare, di dare poi i panini e quello che sono gli alimenti di quel giorno, quelle due giornate. Grazie. Grazie mille Francesco, anche per l'entusiasmo con cui hai parlato di questa cosa a cui si vede hai dedicato molta cura. I nostri ospiti sono a disposizione dei giornalisti e ci sono delle domande. Ok, per le foto e la sfilata ci organizziamo, quindi... Aggiungo una cosa, no, chiedo la parola, nel ringraziarvi e sperare che vi fermiate così condividiamo questi ultimi weekend in cui bisogna tenere la mascherina un po' di tempo insieme. Saluto Chiara che ho visto che è arrivata anche De Vicio. Anche Agostino però in tempo. Ah, ok, era in avanti scoperto, ok. A testimonianza del fatto appunto che c'è un coinvolgimento davvero di tanti soggetti. Vi arriverà, se avete lasciato il numero di telefono, all'ufficio stampa, un piccolo dono che è l'anteprima di questo video di lancio dell'iniziativa, che è stato realizzato da un gruppo, da una startup lecchese che si occupa di organizzare eventi di promozione musicale, al Pizzo d'Erna, un DJ set di questo artista DJ Coco, sì. Bene, che sì. Ha fatto una sessione al tramonto molto bella qualche giorno fa, ed è un modo anche per avvicinare dei linguaggi diversi alla montagna, per far conoscere la montagna a chi, sono certo, segue questo tipo di artisti, e vedendo le location dove loro si muovono si interrogherà sulla bellezza di questi luoghi e ne verrà affascinato, e quindi speriamo poi sia la scintilla per venire a scoprirli da vicino. Ci sono davvero tantissime iniziative dentro, quindi non aggiungo altro, se avete poi domande durante il pranzo ne parliamo. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti, vi arriverà il materiale dall'ufficio stampa del comune nella solita formula, il video vi arriverà se avete la cortesia di lasciare il numero di telefono a Simone manifesta la tua presenza.